È un altro mondo di ricordare la Shoah. La lettura è seguita da Paola Rossi Balella e Gianni Morelli del libro di Cressman Taylor, Destinatario sconosciuto. Il racconto della Taylor, pubblicato per la prima volta in America nel 1938 in forma di scambio epistolare fra un ebreo americano di San Francisco e il suo ex socio in affari tedesco, tornato in Germania, ha messo in guardia in anticipo sui tempi contro l'orrore del nazismo e ha rappresentato con lucida chiaroveggenza il clima di spietato razzismo in cui maturò l'Olocausto. Quando mi hanno proposto la lettura di Destinatario Sconosciuto, ho avuto una qualche difficoltà perché non solo non conoscevo Cressman Taylor, ma non, è proprio una cosa che, insomma, non mi appartiene. E questo è il valore di riuscire in giornate come queste a portare la gente dentro dei temi che sono anche i suoi, ma che si dimentica d'abitudine. Il libro è una cosa bellissima, nel senso che sono solo lettere, le lettere di un tedesco, Martin, e di un ebreo americano, Max, amici, amici, ma amici, amici insieme a San Francisco, che gestiscono una galleria d'arte e che per le ragioni il destino si allunga su di loro. Martin decide di tornare in Germania e comincia un rapporto di, per quanto riguarda Martin, come dire, un'immersione in una Germania di cui comincia a percepire, come si può dire, gli spiriti vitali nuovi. Infatti all'inizio è cauto, ma successivamente comincia a dire: questo Hitler poi no, pare che sia un buon uomo, comunque è un capo, comunque è un coraggioso, comunque è amabile il nostro Führer. Cioè, progressivamente dice: io non sono un liberale, sono uno che vuole agire, noi abbiamo 40 anni e vogliamo agire. Insomma, un passaggio da un'idea, come dire, di convivenza, di amicizia appunto con un ebreo americano, a invece la elevazione a sistema del nazismo. In questo senso, allora, avviene un fatto gravissimo, ma terrificante, che è la sorella dell'ebreo americano, che è ebrea evidentemente, recita in Europa, e Martin, questo è il tedesco, ha l'indirizzo della ragazza. La ragazza va a recitare anche a Berlino, nonostante sia stata dissuasa perché le acque stavano diventando torbide e persecutorie contro gli ebrei. Lei riesce a fuggire da Berlino e si rifugia a Monaco, dove abita Martin. Martin cioè dire, non ha un problema al mondo, la denuncia sul Staffen di Hitler, che la uccidono immediatamente lì. L'ebreo sa di queste cose, l'ebreo gli manda le lettere, gli dice: ma di mia sorella, ma dimmi, tu sei stato anche colui che l'ha amata, ma tu. Lui dice: il nostro Führer, no, tu capisci, io non posso abbandonarmi alla pietà di fronte ad un'ebrea, perché voi siete come gli ebrei, parlate, parlate, poi concretamente non fate mai niente. Insomma, un atteggiamento completamente nuovo. Qui è il capolavoro. L'ebreo Max non muore, non batte ciglio e comincia a mandargli delle lettere che sono un nonsense. Dice: ah, bravo, so che tu stai preparando una grande mostra di pittori tedeschi, hanno bisogno di 1500 pennelli, glieli diamo. Hanno chiesto anche delle riproduzioni di Picasso, di Dürer. Cioè, cominciano a moltiplicarsi dei nonsense che però sembrano un codice, il colore, il numero. E questo Martin comincia a rispondere dicendo: ma Max, sai cosa stai facendo? Mi stai rovinando, lo sai che questa cosa qui, una volta che venga intercettata dalla censura, io sarei morto. La cosa cresce, cresce, improvvisamente l'ultima lettera, destinatario sconosciuto. Martin era stato prelevato e messo in un campo di concentramento come traditore del regime. Tutto qui, nessun commento, nessun ammiccamento, una indicazione straordinaria su come cresce in questa Germania l'odio razziale, perché questi sono i prodromi dell'Olocausto.